Si può fare l'esame della patente con un Harley? Beh, in questo momento sto muovendo le braccia a caso perché, come vedete, non sto parlando io in quel video. Sono passati 2 mesi e mi sono reso conto che il microfono che ho comprato, e ho speso anche un sacco di soldi, si è rotto. Ma ovviamente l'ho scoperto 2 mesi dopo. Quindi ora vi doppio questo video per farvi divertire. Ho deciso di fare l'esame della patente con una Road Glide ST 117 Nm di coppia. Vabbè, a parte questo, praticamente io sono cresciuto guardando Bud Spencer e Terence Hill. E giochiamocela a birra e salsiccia. Non so quanti di voi li conoscano, ma sono i miei idoli. Credo di aver visto tipo una roba come 8 milioni dei loro film. E i Superpiedi Quasi Piatti, dove loro guidano le Harley, mi ha fatto innamorare. Mamma mia, che panne! Che succede? Due bionde nei guai! Ehi, aspettami! E facendo qualche ricerca su internet, signorina, ho scoperto che l'Harley fornisce le moto della polizia da 110 anni. Ho sbagliato a dirlo. E l'Harley fornisce alla polizia le loro moto da ben 110 anni. Vai, sto parlando. Da ben 110 anni. Ma in tutto quello, la cosa più scandalosa è come vengono usate quelle moto. Fanno delle robe incredibili. Girano in un fazzoletto e fanno le esercitazioni esattamente in questo stile. Mi sono un po' informato e la cosa più divertente è che in realtà sul sito dell'Harley dicono che si possono comprare le moto della polizia. Vabbè, ma questo potrebbe essere un altro video. Io ho già fatto l'esame della patente con la mia 883, che ovviamente è un po' più piccola. Questa invece pesa 382 kg in, non so doppiarmi, in ordine di marcia. Ora, non mi ricordo cosa stavo dicendo, ma andiamo a provare a fare l'esame della patente con le borse gigantesche. Nel percorso lento bisogna fare uno slalom passando tra questi coni e vi giuro che vederli da qua non sono larghi per niente e le borse non so se ci passano. Mentre invece nel percorso veloce abbiamo un nemico, lo vedete qua, il ghiaino. Mi sono sporcato la mano, però era per farvelo vedere. Quindi ora direi di andare in moto e vedere se facciamo come gli americani. Ultima cosa, mi stavo dimenticando, se avete gli miei stessi gusti e le mie stesse passioni tipo Harley, cose americane, iscrivetevi al canale perché ne porterò sempre di più. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa vorreste vedere. Spoiler, ad ottobre ho in programma di andare a Los Angeles, dove ci sono le Harley che impennano veramente e un sacco di cose carine americane. Quindi scrivetelo nei commenti adesso e vi lascio al video. Ciao! Sono un po' spaventato, da qua il percorso sembra veramente tanto stretto. Oddio! Ma non vedi i birilli? No. 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 Ho messo giù il piede, però non ho tirato giù i birilli. Fa paura perché non vedete veramente niente. Qui è utile, come nel trial, il gioco di piede, frizione, frizione, gas e freno. Dimmi che non ho tirato giù niente. No, bello. Vabbè, raga, si può fare. Ma siamo matti? Oh, tanta roba. Quindi qua ci si mette più di 25 secondi. È agilissima sta moto. Ok, allora, il ghiaino, seconda marcia. Qua lo voglio fare molto tranquillo. Oddio, seconda. Ok. Qua si arriva, si gira intorno. Full gas adesso. Madonna, lo slalom frenato è tosto. E si ferma. 23,30, raga. Ma le borse com'è? Sfioravano? Imparate bene a gestire la frizione. Cioè, non è il gas che vi manda avanti, ma è la frizione. Voi potete dare tutto il gas che volete, ma se con la frizione la riuscite a gestire, la moto non va avanti. E io senza dare gas, basta lasciare la frizione e la moto vedete che va avanti. Ovviamente questo sulle moto potenti. Questo però per dirvi che voi potete dare anche molto più gas. Sentite, io do molto gas, ma se lascio la frizione piano. Ora evitiamo di farlo sempre perché si brucia la frizione, però per farvi vedere che voi potreste ipoteticamente partire full gas, non lo fate perché se lasciate per sbaglio la frizione si impenna, ma per gestire l'avanzamento della moto si fa tutto con la frizione. Quindi una volta che voi padroneggiate il freno, che è quello che vi permette di rallentare, e tenete, riuscite a giocare con la frizione, diventa tutto molto più semplice. Detto questo, voi andatevi a vedere il video in cui vi spiego se ha senso depotenziare un Harley. Almeno io sono da 4 anni e quindi vi do il mio parere.